Benvenuti in questo video, sono Gio95, siamo su Dei dell'Olimpo, che era da un po' che non portavo, dall'anno scorso praticamente, da quasi un anno che non portavo Dei dell'Olimpo sul canale. Però ogni tanto ci gioco ogni tanto, non è che gioco tutte le volte, non pensate che giochi tutte le volte al 100% Dei dell'Olimpo e mi metta a nerdare su questo gioco, perché io ho tanti giochi che gioco, quindi devo badare a questo, devo badare ad altri, e quindi questo viene un po' messo da parte, però piace, quindi lo voglio portare, perché se a voi interessa un po' di visualizzazione le facciamo con questo gioco, quindi io ve li porto, se vi piace ve li porto. Naturalmente, se volete sentire di più l'audio del vostro telefono, del vostro video, dovete alzare il vostro dispositivo, il volume del vostro dispositivo, se no lo sentite basso, perché l'audio viene registrato basso, non so per quale motivo, ma viene registrato basso, quindi siamo qui sempre su telefono, quindi sto registrando e vediamo di fare un buon video, anzi lo fanno anche degli altri di video, quindi sbrighiamoci e poi facciamo altri video, che sono di 10 minuti, così almeno posso fare anche altri video, perché sennò non riesco a farli tutti. Ma io mi porto avanti, quindi voi vedete i video tranquillamente un'altra settimana, con calma, magari un video giorno se riesco a caricarlo, se no vi carico anche un video ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, adesso dipende da quanti video riesco a fare e dipende da quanto riesco a registrare. Vabbè, prendiamo le nostre risorse. L'audio si dovrebbe sentire, però non so dirvi se mi sentite bene, mi sentite basso. Adesso vediamo. Questo non voglio farlo. Ok. Vedete, ho un po' di moneta e un po' di pietra. Io potrei sbloccare con 600.000 monete questa cosa qua, questa struttura qua a lato. Potrei farlo. Però per adesso voglio risparmiare monete, la pietra, voglio dire. Le monete invece sono per potenziare gli eroi, quindi i dei. Quindi lì ci vuole un altro potenziamento. Però intanto sto farmando, quindi pian piano ci gioco una volta ogni tanto, ci gioco sempre, perché appunto devo giocare sempre e dopo ci rimango secco dentro, quindi cioè, proprio non vivo più se continuo a gioco un gioco e ci gioco tantissimo. Ho fatto su Squad Buster ci ho giocato un bel po' in quella giornata e sono andato anche molto avanti, sono andato, però non voglio focalizzarmi su un gioco perché sennò mi divento scemo. Quindi con calma facciamo le cose, giochiamo ogni tanto, non sempre. Sono a livello 51 del profilo, del mio account, e abbiamo questo villaggio qua, quindi sto espandendo pian piano, con calma. No, non devi mollare un'altra parte, per favore. Ok, e poi vi faccio vedere anche il villaggio notturno, il villaggio degli inferi. Vedete, gli inferi così. Abbiamo la tomba al 3, anzi vi faccio vedere così, aspetta. Edifici, 20 edifici abbiamo, tutte al 3. Cittadella, tomba, campo di tiro con l'arco, campo di tiro con gli scheletri, con la balista, statua di Ade, statua di Caronte, torre di fuoco, statua di Cerbero, torre di ghiaccio, tutto a 3, 3 di vita e 3 di danno, scudo, comunque protezione, che appunto siamo al 3. Per portare al 4 mi servono tutta questa roba, che ce l'avrei anche per potenziarlo, però voglio risparmiare, perché se per caso mi prendo qualcos'altro, andiamo a costruire qualcos'altro, dopo non ho la roba per costruirlo. Tipo devo costruire adesso la statua di Persephone, che costa 3 milioni. Cioè 3 milioni costa, eh. Quindi cioè, qua sono a livello 22. 3 milioni e poi posso costruire la statua di Persephone, che mi dà un altro scudo per la base centrale, che è fondamentale perché così almeno il centro è protetto, perché finché non distruggi le statue principali degli dei, non puoi distruggere il centro. Quindi se io lo metto da questa parte qua, questa qua, e dopo posso mettere appunto protezione, perché devono per forza abbattere tutte le statue per arrivare al centro, quindi dobbiamo fare protezione. Poi la zona degli inferi è così, dobbiamo fare distruggere prima le statue degli inferi e poi dopo distruggere il centro, se ci arrivano, perché dipende se ci arrivano, perché se non ci arrivano anche io devo arrivare alle loro basi, quindi
Quindi va bene, io sto andando avanti, infatti vedete che il giorno notturno sta andando avanti, vedo degli inferi che stanno andando avanti. Vi faccio vedere anche gli dei. Allora abbiamo Thanatos è nuova secondo me, non c'era prima Thanatos. Cerbero al 30, Caronte al 26, Ade al 26 e Persephone che è l'ultimo che ho sbloccato all'1. Ce l'ho all'1 e dovrei potenziarla proprio sto risparmiando le monete, ma dovrei potenziarla perché secondo me può essermi utile. Figlia di Giove e Demetra. Figlia di Giove? Giove non è Zeus. Quindi figlia di Zeus e Demetra? Regina degli Inferi? Dea della primavera e della vegetazione. Quindi la figlia di Giove è la dea degli Inferi? Ah, ok. È la regina degli Inferi. Va bene, non vedo questa notifica. Regina degli inferi della primavera della primavera della vegetazione. Quindi gli inferi c'è la primavera e la vegetazione. Ma non dovrebbe essere il contrario. Non lo so, non capisco questa cosa. Devo ancora sbloccare tutti questi qua. Quindi è anche il primo che adesso è venuto nuovo. E tanto non c'era prima secondo me. È da poco che non metto mai su questo gioco. Infatti gioco poco a questo gioco. Da un po' vabbè, non da tanto, un po' ci metto mano. Però intendo che ci gioco poco, quindi faccio pochi progressi. Però se vedo tanta voglia da parte vostra di vedere questa serie, io ve ne posso anche giocare leggermente di più e fare qualcosa in più. Dipende se ho voglia, perché questo gioco è un po' ripetitivo, un po' noioso, quindi fare i livelli è un po' faticoso, anche perché cose costano tantissimo, eh. Vi faccio vedere dall'altra parte, se andiamo dall'altra parte. Abbiamo tutto al 10, quasi tutto 10. Questo al 7, questo al 2. 50 edifici, eh. Allora, abbiamo un monte di Ares che è al 2. Faccio vedere qua che me le vedete meglio. È più esemplificativo. Monumento di Ares è al 2-2. Altare dell'oro 10-10. 10-10, no, 10-10, 10-10. Fino al momento di Hermes è 7-7. Quindi è tutto 10-10. Tutto 10-10 a parte, l'Accademia degli Eroi che è 10-13, perché l'Accademia degli Eroi è un livello, dobbiamo potenziare un po' di più, quindi l'ho già fatto fino al 13, la sua potenza. Invece la vita è rimasta a 10. Il momento di Hermes che è 6-7, quindi devo fare 3 livelli per la vita, 3 livelli per il danno. E monumento di Ares che è a 2-2, quindi lo fai a 8 livelli di vita e a 8 livelli di danno per arrivare a pari agli altri, eh. Questi video naturalmente saranno molto esplicativi, nel senso che non farò molti attacchi. Adesso proverò a fare un attacco perché se non mi riesce l'attacco non vi posso caricare il video perché gli attacchi non vengono registrati forse. Quindi io nel dubbio non li vorrei fare. Però magari se non faccio nessun attacco diventa noioso il video perché faccio solo la spiegazione. Naturalmente constatate che anche se ogni episodio vi faccio vedere le stesse cose. È perché non ho molto da fargli vedere, sono due quelli dell'Olimpo e quelli degli Inferi. Quindi due villaggi che posso fargli vedere e posso vedere solo questi, non è che posso farvi tanta roba. Quindi devo assolutamente fare un po' alla volta, devo farvi vedere le cose anche se sono doppie, ve le faccio vedere e ve le spiego. Abbiamo Accademia al 10, abbiamo il poligono di tiro con l'arco al 10, 10-10, che abbiamo sia il danno che la vita. Noi possiamo fare gli upgrade, può arrivare fino al 40 qua e 40 qua, quindi sono doppia combinazione. Tanto se è un livello più alto, quindi per fare certe cose mi deve potenziare un po' di più. Niente, quindi ci sto provando, sto andando avanti e voglio vedere se riesco a farvi questi episodi, perché io dell'Olimpo non lo voglio abbandonare. Ci voglio giocare ogni tanto, qualcosa per fare un po' di progressi, giusto per giocare un po', ma dopo ho altri giochi da fare, quindi ho altre cose da fare, quindi non è che gioco e basta io, quindi faccio anche altre cose, quindi considerate che ci metto un po', cioè faccio un po' di progressi, faccio un po' di quello, faccio un po' di quell'altro e cerco di fare le cose come devo farle. Poi faccio degli dei, abbiamo Poseidone a 67, Ares a 51, Afrodite a 43, Atena al 44, Zeus a 51 e la nuova arrivata era all'1, perché l'ho sbloccata e poi non l'ho potenziata. Potrei potenziarla, perché l'oro ce l'ho per potenziarla, però non so se mi sa potenziare lei. Perché
Perché magari può capitare che appunto mi serve dell'oro per fare altre cose, tipo comprare altri dei, perché ci sono anche gli altri dei da sbloccare, quindi dovrei fare anche gli altri dei. Devo sbloccare Apollo, Artemide, Hermes, Ade, che non so se si possono sbloccare tutti, però io ci voglio provare, quindi se riesco a livello 65. Livello 65, prossimo dio, quindi a altri 14 livelli. Altri 14 livelli e poi posso sbloccarmi a capollo. Sempre se lo riesco a sbloccare, perché costerà tanto sbloccarlo. Infatti Era mi ha costato 12 milioni per sbloccarlo, quindi cioè, costano veramente troppo. I tempi di movimento non ci sono, quindi sono molto veloci e non ci sono i tempi di movimento. Ma i costi di potenziamento sono tanto alti, quindi ci vuole un bel po'. Per questo il gioco è un po' noioso, perché ci mette troppo tempo a fare le cose. Dovrebbe essere leggermente un po' più veloce, meno risorse da usare. E sarebbe meglio. Sarebbe meglio e vorrei fare così però. Infatti adesso vedete, ho 734.000 di pietra. Perché la pietra la sto accumulando, perché voglio sbloccare. Faccio vedere. Il tempo di Era. Vedete qua il tempo di Era? Costa 12 milioni. Vedete, non vi sta aumentando, costa 12 milioni, quindi è molto più difficile da ottenere, perché devo attaccare tante volte e posso fare almeno 4 attacchi alla volta, perché spendo 1000 ad attacco, quindi faccio 4 attacchi alla volta o al giorno, adesso dipende da quando l'attacco, dipende da quanto si tiene la potenza, perché se faccio, secondo me posso fare 4 attacchi al giorno, perché dopo mi ci mette un po' a recuperare risorse. E quindi costa 12 milioni, quindi devo accumulare tanta di quella pietra che non mi basterà mai nella vita accumulare la pietra, perché mi serve veramente tanta di pietra, per arrivare a 12 milioni e attacchi da poco in attacco. Anche se forse le risorse non vengono fregate dagli avversari. Però è lunga, cioè costa tanto, 12 milioni, faccio vedere ancora, 12 milioni, cioè qua si vede ancora meglio, qua 12 milioni, cioè. È tanto, è tantissimo. Adesso per concludere il video faccio un attacco semplice, sperando che mi registri. Ci provo, provo a fare l'attacco. Se non mi funziona, non vedete questo video e vi farò l'altro video. Vi farò un altro video in cui non attaccherò niente, quindi non posso attaccare perché non mi attacca. Però ci voglio provare, quindi attacchiamo. Ah, quello degli inferi. Ok, quelli inferi è un problema, perché devo attaccare le statue. Se distruggo le statue, che sono due da una parte e dall'altra, riesco a distruggere il centro, però devo arrivarci al centro, quindi adesso vedremo. Proviamo ad attaccare, se funziona. Ok, attacca questo, tempo. Vediamo se mi salva il video. Se mi salva il video posso fare nei prossimi video posso fare un po' di attacchi. Perché se mi registra bene posso fare gli attacchi. Questo e questo. Ok, se no che l'audio senta bene. Usa questo qua. Usa quello di Dei. Ok, usa quello di Afrodite. Ok. Usalo però. Usalo! Usalo contro questo! Ok, l'abbiamo. Deus, attacca quello che così almeno distruggi il coso. Ok, ora possiamo distruggere il centro. Tutti sul centro, tutti sul centro. Oh, è sentata! Era! Ho sbloccato Era, cioè c'era in battaglia adesso. Quindi quando muore uno ne entra un altro. Ah, ok. La prima volta che vedo che entra un altro dio al posto di un dio che è morto. È morto Poseidone e dopo è entrato Era, è entrata. Prima cosa, vabbè. Ho preso un po' di monete. Fa vedere gli attacchi che ho fatto. Possiamo vedere i risultati, ok. No, qua mi dà 50 gemme. Recluta 6 dell'Olimpo per la tua causa. 50 gemme, buono. Ok, abbiamo recuperato le gemme.
Voglio vedere gli attacchi. Posso vedere gli attacchi che ho fatto? Cioè, quante risorse ho preso? Messaggi forse, no, nessun messaggio. Gli attacchi come si fanno a vedere? Gli attacchi... Qui? No. No, non si vedono gli attacchi. Vedi, anche questa cosa che non si vedono gli attacchi è brutta. E non posso vedere gli attacchi, quindi non posso sapere quanto ho fatto. Ah, ecco, l'ho trovato, era il libro. Il libro, giusto? Sì, questo libro qua. Ok, qua a sinistra. Allora, ho fatto 55.000 di oro e 110.000 di pietra. 13 coppe. Quindi vedete, riesco a fare gli attacchi, però non sempre riesco a vincere e riesco a guadagnare tante risorse. Infatti questo attacco ho fatto 110.000 di pietra. Però non sempre mi riesco a fare tutta questa pietra. Infatti 70.000, 76.000, 110.000, 67.000, 94.000, 200.000, 68.000. 53.000, quindi è bassissimo. E mi siamo 12 milioni, quindi cioè, prima di arrivarci penso che per il prossimo episodio arriveremo a registrare fra un bel po' di tempo, perché devo arrivare alla statua di Hera, non alla statua di Hera, al tempio di Hera. E quindi devo assolutamente accumulare più pietra, quindi ci vorrà un po' di tempo, e quindi il video uscirà molto più avanti. Se voi naturalmente nei commenti mi dite, guarda, se volete sentire meglio, aumentate l'audio del vostro dispositivo. Se non dovessi aver registrato il video e anche l'attacco, anche perché ho vinto, quindi è bello che venga registrato, no? Una parte in cui ho fatto una bella giocata e va bene così. Niente, quindi se volete un altro video, anche se non sono arrivato al tempo di Hera, me lo dite e vi porto un altro video, però non so cosa dirvi perché faccio pochi progressi, visto che la pietra devo usarla per il tempo di Hera, l'oro devo usarlo per gli dei, e gli dei sono molto costosi. Infatti se noi andiamo su Poseidone, che è a 67, per potenziare un'altra volta 101.000 di oro, quindi come potete sentire è molto costoso. Massimo è l'80 per la vita. E mi dà un sacco di potenza in più. Però costano tanto, quindi sia sbloccare i nuovi potenziamenti. Se noi andiamo su Era dobbiamo sbloccare i nuovi. Ecco, possiamo sbloccare il colpo che assorbe. Assorbe la salute curando i danni. Ok, sblocchiamolo. No, ce l'ho già all'1. Ce l'ho già all'1, ok. 1.200.000, 6 milioni. Costa troppo. 800.000. Potenziamenti. Protettore. 6 milioni e 1.200.000. A parte che nella partita non me l'ha mica fatto usare il potere di Hera. Era grigio, era proprio, non si poteva utilizzare, quindi non so se i poteri degli dei, se subentra un altro dio, diventano effettivi da poter utilizzare o meno. Lo vedrò io per i fatti miei sicuramente, adesso vedrò. Magari anche se non vi ho consigli, quindi se mi scrivete nei commenti se gli dei che sono subentrano come in campo dopo che è iniziata la battaglia, sono dei che si possono utilizzare le abilità, oppure sono dei solamente per la presenza. Solamente per arrivare in campo e basta, senza usare i poteri. Se me lo dite, se no, le abilità. Se me lo dite, io vi ascolto e vi rispondo anche. Quindi io rispondo sempre a tutti i commenti. Ok, sperando che sia tutto ben registrato il video, l'audio e la battaglia. Perché non sempre mi registra bene, è un casino. Però spero che mi venga registrato bene. Se mi è registrato bene, quindi bel video, è durato abbastanza, abbiamo fatto un bell'attacco, un bel posizionamento. Cercherò di essere più veloce magari nei prossimi video, ma vi registro più video alla volta in modo da avere molti video da parte. Perché se no non riesco a starci dietro con i video. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Like se il video vi è piaciuto, un commento per la mia opinione, così vi fa sapere cosa ne pensate e mi date suggerimenti come andare avanti, perché 12 milioni di pietra, ho già fatto 12 milioni di oro per sbloccare Hera, quindi 12 milioni di oro li ho sprecati per sbloccare un nuovo dio, e adesso ho 12 milioni di pietra per arrivare a sbloccare il suo tempio, quindi cioè, ci vuole troppo tempo, mi dovete dare consigli, se mi date consigli io vi ascolto e andiamo avanti. Tutto questo, like, commenti, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto! Sperando che tu sia stato registrato bene. A presto!